Fazio, un fatto tragico quello accaduto nella serata di ieri. Il dottor Trotta era stato arrestato qualche ora prima e poi questa tragica notizia, questo tragico fatto. Si poteva evitare tutto questo, tutto quello che è accaduto. Probabilmente si doveva evitare, purtroppo sono eventi spiacevoli, tragici che continuano ad accadere nelle nostre carceri e probabilmente accadono per una serie di concause. Ovviamente fra queste proprio è di stamattina un report del Consiglio d'Europa che dice che le nostre carceri continuano ad essere le più sovraffollate d'Europa. A questo fa da contraltare una grande penuria, inadeguatezza degli organici della Polizia Penitenziaria. Per cui, ben inteso che un gesto estremo come quello del suicidio presuppone a volte non necessariamente una debolezza, ma anche una grande forza da parte di chi in quel momento si determina, diciamo, per metterlo in atto. Per cui, come dire, se c'è la volontà è molto difficile impedirlo, però certo le carceri oggigiorno non riescono ad assolvere appieno alla loro funzione e, come dire, tutto sommato queste cose forse in qualche modo non dico che si potrebbero evitare del tutto, ma rispetto a questo si potrebbe, come a molte altre cose, si potrebbe certamente intervenire per limitarne la portata e gli effetti. Segretario, la domanda che tutti si fanno, una domanda anche molto semplice e conseguenziale a quello che è accaduto. Il dottor Trotta doveva essere, poteva essere sorvegliato in quelle ore? Dipende, poteva essere sorvegliato? Sì, poteva essere sorvegliato alle condizioni date? Probabilmente no. Cosa voglio dire? Intanto non c'era una disposizione che disponesse una sorveglianza straordinaria, particolare, almeno per quanto ne sappiamo, poi saranno le indagini ovviamente ad appurarlo e a certificarlo. Ma mediamente nel carcere di Vasto, a fronte di 135 reclusi con varie posizioni giuridiche, perché si parla di internati e detenuti per quello che è la sezione, diciamo, circondariale, ci sono 135 reclusi. A fronte di 135 reclusi, di notte, a quell'ora, mediamente prestano servizio 5 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria. Allora io vorrei che qualcuno spiegasse come si può sorvegliare contemporaneamente e assiduamente 135 detenuti con 5 unità. Quindi si evince ancora una volta, De Fazio, quello che è un po' un problema di molte carceri nel nostro paese e anche in Abruzzo, quello di una carenza di personale, acuita probabilmente ancora di più oggi dall'emergenza sanitaria. C'è anche un collegamento tra l'emergenza sanitaria e la carenza cronica ormai di personale. Assolutamente sì, c'è un collegamento, ma soprattutto bisogna fare chiarezza, perché non si può parlare solo di carenza, cioè bisogna dire anche che gli organici, cioè che la dotazione organica prevista è inadeguata, perché c'è una dotazione organica stabilita in 41.500 circa unità, ne mancano all'appello rispetto a quella dotazione organica 4.000. Ma uno studio del DAP, condotto quindi dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria attraverso un comitato di esperti appositamente istituito, ha stabilito che quella dotazione organica è sottodimensionata di 13.000 unità. Bisogna anche rilevare che questo è l'ultimo suicidio in ordine di tempo che avviene in una casa circondariale del nostro paese. Che cosa accade in questi casi quando si verifica un episodio così tragico all'interno del carcere? Ma è ovvio, ci sono delle inchieste, c'è cioè un'inchiesta interna amministrativa, c'è cioè un'inchiesta ovviamente della magistratura che cercherà per quanto possibile di appurare le responsabilità. Noi non vorremmo che poi ecco, si andasse a riversare questa ricerca di responsabilità sull'ultima ruota del carro, perché poi, come dire, in questa sorta di scarica barile a cui diciamo, il nostro paese è spesso abituato a rimetterci sull'ultima
sono sempre gli anelli più deboli. Dove può essere la responsabilità di fronte a questo, se non una responsabilità oggettiva della politica che lascia le carceri in queste condizioni?